Ragione, ordine e razionalità per portare avanti il principio fondamentale della tolleranza in difesa dei diritti umani. Saranno questi gli aspetti che entreranno in scena il prossimo 4 dicembre al Teatro Rosso di San Secondo nel Fabbricante di Immortalità, lo spettacolo teatrale scritto da Emanuele Limuti, presidente della scuola forense Giuseppe Alessi. Una simulazione processuale in difesa dei diritti umani in un periodo storico sempre più permeato da guerre, persecuzioni e attentati. Un lavoro presentato a Palazzo di Giustizia che ha visto la partecipazione di avvocati, magistrati e della Croce Rossa Italiana, protagonisti dello spettacolo. L'idea nasce innanzitutto dalla constatazione di quello che accade attorno a noi. Tutti i problemi relativi alla immigrazione, i problemi della intolleranza, del fondamentalismo, della violenza, la strage e le stragi che sono state commesse non soltanto adesso ma anche negli ultimi anni. Quindi c'è una problematica di fondo che riguarda la difesa dei diritti umani, che riteniamo sia anche un tema particolarmente sentito da parte dell'avvocatura, da parte della scuola forense che interpreta le esigenze dell'avvocatura e le aspirazioni dell'avvocatura. Ma la Croce Rossa è il partner, diciamo anche il beneficiario di un'opera che è portata avanti dall'Ordine degli Avvocati, dalla Fondazione Scuola Forense, dall'Associazione Nazionale Magistrati col patrocinio del Comune, un'opera che invita tutta la collettività a riflettere su quella che è l'attualità e l'eternità della tutela dei diritti umani. La Croce Rossa è sicuramente l'ente umanitario, l'associazione umanitaria più grande al mondo, ma la sua azione umanitaria si fonda sulla tutela, sul rispetto dei diritti dell'uomo, sulla lotta alle discriminazioni e quindi alle vulnerabilità. Quindi noi ci auguriamo che a questo spettacolo che e gli autori stanno donando alla Croce Rossa e alla collettività tutta nissena, sia certamente un'occasione di riflessione ancora più importante, al fine sempre più di salvare le vite e cambiare le mentalità.